andata questa giornata? Ma è meravigliosa, beh, è un momento molto bello quello dell'incontro con il Santo Padre, e poi ci ha incoraggiato a fare una bella esperienza di Gesù e a portarla al mondo intero. Questo è l'incoraggiamento che ho colto. Com'è andata questa giornata? Cosa vi portate a casa da questa? Una bella esperienza, sicuramente. Stare qua anche tutto questo tempo ci accresce la nostra fede. Pensavo ci fosse molta meno gente, sinceramente, e invece ce n'era tante. Sono veramente contento che qui al nord-est ci sia tanta così gente attaccata al Papa. Ma credo che ci abbia lasciato una indicazione interessante nel suo passaggio, dove ha chiesto che le realtà del nord-est stiano attente ai mondi intorno, l'immigrazione, la responsabilizzazione nei confronti delle altre culture, perché effettivamente anche le preghiere che sono state fatte sono state l'espressione di una molteplicità in questa terra. Aquileia è stato un luogo di partenza di una chiesa che si è sviluppata in tanti altri popoli. Avere questo senso della pluralità credo sia uno dei messaggi belli che ci ha dato Benedetto XVI. Qui c'è poi la pluralità di tutte le generazioni e veramente la presenza numerosa di persone dice l'attesa grande che c'era nei confronti anche della presenza del nostro Papa. E riuscire ad aiutare le persone a ritrovarsi, a vedersi e a vedere anche una presenza così bella in mezzo alla gente, cioè trovare una presenza così numerosa ma anche bella, costruttiva, e specialmente aiutando a capire che questo è un momento, ed è bello questo, che il Papa si è inserito in un passaggio di un cammino che facciamo come Chiesa verso Aquileia. Questo è stato, credo, il messaggio bello. Il Papa non è venuto qui a ricevere, diciamo, la gente per se stesso, ma è venuto non solo per proclamare la parola di Cristo, ma anche per dirci il cammino che stiamo facendo, e si è inserito in questo. Ed è un incoraggiamento a dire questa nostra realtà, questa nostra terra ha bisogno di una pastorale nuova, e in questa pastorale dobbiamo scommetterci davvero tanto. Siamo con Lorenzo Marangoni, produttore dell'evento. Ci siamo visti una settimana fa per il pre, siamo arrivati finalmente alla giornata clou. Come sta andando? Veramente sono emozionato. Sta andando molto bene, è stupefacente l'organizzazione quasi militaresca dei volontari che stanno instradando, hanno anche aiutato molto questa mattina. Che cosa si aspetta anche lei da questa giornata un po' particolare, decisamente particolare? Allora spero che sia innanzitutto una giornata importante e piacevole per tutti quanti, che riescano ad assorbire tutta questa energia positiva che io sento. E in secondo luogo di riuscire a chiudere anche l'evento come l'abbiamo impostato fin dall'inizio, cioè di lasciare il parco in ordine, di avere una cura particolare, che è stata veramente una idea seguita moltissimo anche al Patriarca, e credo che riusciremo a rispettare anche quello che volevamo fare. Tra l'altro ricordiamo che poi il palco servirà, nel senso che tutto il materiale verranno riciclati. Appunto, perché questa è un'altra cosa molto importante. Al di là della scenografia che avete visto, che è questa tela stampata ma con un soggetto molto bello, ed è risultata molto adatta per essere riciclata, riusata in maniera creativa per fare delle borse con il laboratorio del calcio femminile della Giudecca, ma anche tutti i materiali, le moquette, tutti i panni che ricoprono strutture tecniche verranno riutilizzati anch'essi per altre feste, degli scout, dei volontari, tutto viene riutilizzato.